as a kite, as high as I might, I can't get that high. Where you move, the how you bust the cloud, makes me want to try. Thank you.
Live on stage with their best video nominated track, The End of the World, The Cure! So
Martin. Bentornati sempre in diretta dal Colosseo. Siamo veramente vicinissimi al Colosseo, stiamo andando avanti con questa diretta pazzesca. E sono con i Cure, con Robert Smith. Hi. Hello. Welcome. Can you hear? Woo! Allora, io sono emozionatissima naturalmente perché sono con una leggenda vivente e volevo chiedergli un po' di cose. Allora, lui stasera naturalmente suonerà qua con i Cure, sarà live sul palco di Live in Rome e tra l'altro sarà anche a Tor di Valle per presentare un premio ed è anche nominato come Best Video, quindi volevo capire cosa ne pensa di questa serata. So, first of all, thank you for coming. It's an honor for me to have you here. Tonight is going to be a mad night. You're going to perform here live at the Coliseum and you're going to be at Tor di Valle like a presenter for the award and you're nominated as the best video. How do you feel? Very excited. Diciamo è molto emozionato, credo che sia veramente comprensibile, la serata è pazzesca. Allora, poi un'altra cosa molto particolare, lui è apparso a sorpresa in una esibizione dei Placebo a Londra. Volevo capire com'è questa cosa, com'è venuta fuori. You made a surprise appearance at Placebo gigs in Wembley. How came? Well, we played with Placebo a couple of weeks ago in France and they joined us on stage and Brian asked if I would join them on stage in London and so I did. I got on stage and sang the Bowie duet that they do, Without You I'm Nothing, and they did Boys Don't Cry as well, which was good. Wow, but was it just a collaboration for work or was because of your friend? Or I've known Placebo for 7 years now, so okay. We've been friends for a long time. Ok. Allora sì, in realtà si scambiano queste apparizioni a sorpresa in tutte le esibizioni che fanno, in qualcuna delle esibizioni che fanno, e quindi anche in Francia ha detto che è successa questa cosa, i Placebo sono apparsi al loro concerto, e quindi, ma questo è semplicemente perché sono molto molto amici e probabilmente sono anche, si stimano reciprocamente, quindi è una collaborazione comunque. Ultimamente il loro pubblico, il pubblico dei fan, dei Cure, si è allargato tantissimo e volevo capire se lui sente questa differenza nei loro fan. Lately you have a really wider audience. Why do you think your fans are different from before? I don't think they're different. No? I think that there's more of a media attention on the band because a lot of younger artists are name checking the Cure and suddenly there's a surge of interest in what we do, but essentially it's always been the same for us. But have you changed? Have I changed? Yeah. Yeah. A lot? Yeah. Well, I mean... Of course I haven't. I think... Ah, diceva, in realtà sì, no, non sono cambiati così tanto, semplicemente hanno seguito il loro modo di evolversi anche musicalmente, quindi sono sempre gli stessi, però probabilmente gli piacciono sempre di più. Thank you very much, Robert. That's okay. Thank you very much. I thought you meant my clothes. That's yeah. Why allora, tra pochissimo suoneranno live sul palco del Colosseo, vicino al Colosseo naturalmente, e quindi non aspetto di vedere questo momento da veramente da tantissimo tempo. Thank you very much. A tra poco!